Nanno Ottavi, 68 anni, presidente della Nuova Simonelli, macchine da caffè, e presidente degli industriali marchigiani. Presidente, com'è la congiuntura? Stiamo svoltando? Ma sicuramente qualche dato positivo lo stiamo notando dall'ultimo, anche dal rapporto che noi abbiamo presentato venerdì, rapporto sull'industria marchigiana. Troviamo diversi dati positivi. Naturalmente il dato positivo maggiore è quello dell'internazionalizzazione, quello della globalizzazione. Le Marche hanno avuto sempre una vocazione all'esport, oltre il 50% dei prodotti vengono esportati, e naturalmente queste aziende che non hanno subito la globalizzazione ma si sono innovate, hanno fatto ricerca, si sono adeguate alla globalizzazione, stanno andando bene, e alcune hanno addirittura aumentato il fatturato, qualcuna addirittura anche raddoppiato, ma tutte quelle che hanno un export oltre il 40% vanno bene. Il mercato nazionale naturalmente, come tutta l'Italia, ancora ha grosse difficoltà, il consumo non cresce, e dobbiamo cercare di rimettere lo Stato, le istituzioni, di rimettere liquidità in circolazione per far ripartire il consumo. Quindi l'appello agli imprenditori è: guardate all'estero. Sicuramente, diciamo che non possiamo, se pensiamo che l'Italia è potrebbe diventare una regione del mondo, oggi parliamo di globalizzazione, dobbiamo cercare di guardare la globalizzazione come un futuro, per un'opportunità. Senta, a proposito di infrastrutture, si parla moltissimo di strade, autostrade, passanti, ponti, eccetera, ma oggi quelle che sono necessarie a accumulare sono le infrastrutture della fibra ottica e quindi di internet, e quelle che servono per metterci in contatto con l'estero. A che punto siamo nelle Marche? Ma qui sicuramente, io mi ricordo sempre negli anni 70-80 parlavamo di infrastrutture, naturalmente di strade, di autostrade. Siamo nel 2000 ancora, oltre il 2000-2010 ancora stiamo parlando di strade, quando la necessità oggi è un'altra, è quella delle autostrade telematiche. Oggi le Marche sono ancora molto molto indietro sulle infrastrutture di banda larga. Oggi non possiamo sostenere questi investimenti, perché le aziende che fanno mercati export, che vanno all'estero, hanno bisogno di comunicazioni velocissime, e in Italia e nelle Marche siamo ancora molto molto indietro. Grazie.